L'integrazione passa anche dallo sviluppo di una maggiore autonomia e da una responsabilizzazione dei migranti, partendo anche dai piccoli gesti quotidiani in termini di sicurezza domestica. Arezzo, grazie alla convenzione firmata da Prefettura e Sezione Aretina dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata la provincia pilota per questa attività di formazione alla sicurezza rivolta ai migranti richiedenti asilo politico ed accolti nelle strutture di accoglienza temporanea, ovviamente con l'ausilio di mediatori culturali. Abbiamo ritenuto importante che i nostri ospiti fossero informati e formati su quelle che sono le regole proprio basilari per maneggiare in termini di sicurezza quelle che sono appunto insomma l'attività domestica, ecco. Quindi venendo a contatto con una serie di regole che molto spesso non sono note nei loro paesi di origine, e quindi era importante ovviamente questo sia per la sicurezza personale loro, ma anche ovviamente per la sicurezza della collettività. Principalmente affrontiamo un'interazione, quindi un dialogo, una dimostrazione, e principalmente sarà incentrata sulle due casistiche principali dei fonti di incidenti, cioè l'utilizzo del gas cittadino e l'utilizzo dell'energia elettrica. Principalmente credo che il nostro scopo di oggi sia quello di rendere questi cittadini in grado di riconoscere il rischio e quindi, riconoscendo il rischio, evitare comportamenti che siano dannosi.